Finzione o realtà? Oggi mi ha colpito il pezzo scritto da un giornalista del Corriere della Sera che si chiama Paolo Di Stefano. Dice la fiction politica perché è esattamente il claim, è la sigla, è quello che noi stiamo sempre dicendo qua a 105 Matrix. Finzione o realtà? Noi amiamo l'italiano, invece di fiction abbiamo detto finzione. Ma Di Stefano diceva il PD finge di leggere nelle parole pronunciate da Di Maio un'apertura al dialogo e in effetti era una finzione o una finta, anche la finta avance dei 5 Stelle che il PD fingeva di prendere sul serio. Difficile dire se davanti alla finta proposta grillina i democratici si siano divisi per davvero o per finta. E allora il vertice di Arcore, aggiungiamo noi, in cui tutti per finta facevano finta di essere d'accordo nell'andare come un uomo solo, cioè Salvini al Quirinale, e poi Salvini esce e fa finta e dice io col PD non andrò mai, altro che uniti sul centrodestra. E la fiction di avere un governo dopo 40 giorni è la situazione in cui noi ci troviamo, e la finzione delle consultazioni partito per partito che inizieranno giovedì e venerdì come se le cose si risolvessero al Quirinale e non nelle telefonate che per finta o per davvero si fanno i leader politici è tutta una finzione. La sintesi totale di questa nostra banale considerazione è che mentre le fiction Gomorra, ma non solo, cercano di raccontare la realtà senza finzioni, la politica, che non dovrebbe essere fiction, fa la fiction, cioè le finte che non cercano di svelare la realtà, che sarebbe quella di risolvere i problemi.